Allora andiamo veloci perché abbiamo poco tempo. Dice Francesco da Beinasco, le bandiere devono rimanere al loro posto. E a proposito di bandiere, io continuo a ripetere il nostro invito, l'abbiamo già fatto ormai da qualche settimana, tiriamo fuori le bandiere perché Torino in questo momento è particolarmente spoglia, c'è questo momento di crisi, lo stiamo vivendo tutti, Torino però è spoglia di bandiere, non ce ne sono, abbelliamola, tiriamo fuori le bandiere granata che stanno tanto Già bene. detto, mio palazzo 3-0, vinciamo. Dobbiamo poi Tre tirare fuori, a piani, proposito di tre bandiere, me ne è bandiere a venuta in zero. mente Tutta una che abbiamo Torino fatto vedere qualche vinciamo. mese fa in settimana, se mi ricordo la vado a ripescare e per la prossima settimana la facciamo vedere. Formazione proposta da Fabio, che ce l'ha scritta 3 volte, quindi la leggiamo. Gillet, D'Ambrosio, Bonna, Natali, Pasquale, Cerci, Almiron, Bascia, Stevanovic, Maxi Lopez e Barreto. Ma l'allenatore sapete chi è? Non Ventura, è sì. Mourinho, non è Ventura, ma Con è la il Ventura. prof! Ah, sì. Allora, io vorrei riuscire a L'ha scritto capire. lui, Ma è ovviamente l'ha obbligato. scritto lui. Ma è obbligatorio prenderli tutti dal Bari. C'è tutta questa gente che ha già giocato col mister, non c'è più, Parliamo del scusate. Filadelfia, abbiamo 4 minuti Ecco, per parlare del fila, sì. perché questa è stata la settimana degli annunci, prima quello del comune che ha deciso finalmente non di dare dei soldi, perché non Non vengono si dati dei soldi, ma mai. semplicemente di restituire quello che è dovuto. I 3 milioni e mezzo infatti derivano dal fallimento di Ciminelli, dal discorso della Bennett. E poi c'è la notizia di ieri a proposito del credito sportivo che potrebbe aprire un mutuo ventennale al 4%. Che dire, la scorsa settimana, parliamo con Fassino, la scorsa settimana, eccolo qua, Se la ridono. se la ride con Chiamparino, e già non è una bella foto questa perché visto quello che ha fatto Chiamparino per il Philadelphia, occorrerebbe ridere un po' meno. Dicevo, la scorsa settimana Fassino l'avevamo fatta vedere con quella bandiera poco colorata in mano, non ci era piaciuto per niente, ma soprattutto non ci era piaciuto quello che aveva detto a proposito dello stadio del Torino da 50.000 posti. Allora, io mi auguro che in questa settimana Si sia abbia, informato. come dire, preso coscienza del fatto che lo stadio del Torino sia da 25.000 posti e molti amici ci scrivono se c'è la possibilità di ampliarlo, evidentemente, ahimè, la possibilità temo che non ci sia in queste condizioni, Ci Alberto. sono dei pochissimi ragionamenti possibili, ma uno esiste, e cioè la cancellazione del settore, ex settore ospiti Juventus, che attualmente è Maratona Famiglie. Togliendo quella barriera divisoria si recupererebbero 500-600 posti. Che già è Ovviamente non qualcosa, fa la insomma. differenza, però è qualcosa Comunque che. non sono Soprattutto in un 50.000, settore direi di no. appetibile, in un settore Sì, appetibile. un settore appetibile è molto importante anche per i risultati della squadra. Eh sì. Ecco, però approfittiamo del messaggio a Fassino per ricordargli anche che c'è ancora un'ipoteca sullo stadio olimpico, non c'è più sul Philadelphia, infatti si sta lavorando per forse un giorno rivederlo. C'è ancora invece sul discorso dell'olimpico e quindi, visto che abbiamo, come dire, diciamocelo fra noi, detto una sciocchezza colossale a proposito dello stadio olimpico, magari lavoriamo per togliere questa ipoteca e siamo tutti più contenti. Cosa vogliamo dire? Contiamoci, contiamoci, a proposito dei numeri, 5.431 sono i giorni della vergogna, a oggi, da venerdì 18 luglio del 1997, prof, sei ottimista? No. No, non lo sono mai Molto stato, bene. però Lo visto che qua c'è sapevo. Alberto vorrei sapere, per quello che è la sua Sì. impressione, se a fronte di un investimento del comune e eventualmente della regione, il Torino Sì, è ma disponibile a fare la sua lo è parte. assolutamente, non solo per l'utilizzo e la gestione eventuale gestione dello Stadio Filadelfia, ma anche per un aiuto dal punto di vista economico. Intanto, tanto per accelerare, il Presidente, grazie all'Associazione dei Tifosi, è intervenuto economicamente per poter smuovere l'iter burocratico con un introito, con un'immissione di denaro fresco e immediato, con liquidi immediati. E poi sicuramente interverremo. Allora, mancano 2 minuti, ci fermiamo qua. Gabri, vuoi dire qualcosa sul fila? No, è Vorresti che vederlo? Visto sì, che io tu, che non l'ho. sei giustamente giovane, beata Esatto, te, sono e troppo non l'hai piccola. visto, E poi sono insomma. convinta che il toro risorgerebbe col Philadelphia. Cioè, torneremo ai tempi, non dico d'oro, ma Molto bene. un Due po' più messaggi belli, sì. ancora vorrei leggere prima di salutarvi. Il primo è di Davide che dice: il prossimo campionato lo stileranno già con i risultati. Toro campione d'Italia, io punterei 1.585.000 euro. Altro messaggio di Enzo da San Benigno Canavese dice: la trasmissione è perfetta, ma per la prossima stagione vi chiedo una cortesia, cambiate la sigla. Va bene. No, è Cogliamo bella la sigla, eh? è È concorso bella, di idee. Gabriella ha detto che è bella la sigla, Enzo, È insomma. Piace a originale. Gabriella, c'è anche Rosina, Un concorso Stellona. di idee per la sigla, È dai. storica. Allora ragazzi, ci fermiamo qua. Bene Lasciamo la così. linea ad Antonella Frontani, a Giorgio Diaferri, a tutta la squadra di Anthropos. Prof, che Eh dici? Eh sì, beh, seguitela, Antonella, è bravissima. sì, a presto.
Allora, ringraziamo Alberto Barile, grazie per tutta la stagione, grazie per le soddisfazioni che la società, la squadra, lo staff e ovviamente tu in prima persona avete dato, e il press anche, ovvio, certo, ci mancherebbe, avete dato ai tifosi. Grazie a voi, grazie a voi per la simpatia di questa sera, grazie per i giocatori che sono venuti quest'anno che ci hanno fatto molto sorridere. Grazie quindi al Torino, grazie al Teatro Nuovo, è un posto certamente dove quando si va si sta bene, si respira l'aria granata. Adesso abbiamo scoperto che anche granata, quindi si sta ancora meglio. E quindi grazie a Lino Bongiovanni che ne è direttore, anche il presidente tifoso, quindi ancora meglio. Grazie a Gabriella Boggio, noi ti aspettiamo sempre con grande piacere e ti aspettiamo naturalmente il prossimo anno con la tessera in mano. Certo. Se c'è Bianchi sì. Se c'è Bianchi sì. E grazie al prof, ci vediamo la prossima settimana? Sicuramente. Scoppiettanti la prossima settimana. La prossima settimana per festeggiare una bella estate. Prossima settimana allora, voglio tutti qui, Frediano, Fabio Milano. Festone. Porti pane e salame? La buta? La buta, va bene, allora pane e salame lo porta Silvia. Ci vediamo la prossima settimana, ci sarà anche Silvia, ci sarete, speriamo anche voi, noi saremo qui, vi aspettiamo, e un bacio, buonanotte a tutti. Ciao! Whether long-range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Whether your Soraway son or BBC One, misinformation is a weapon of mass destruction. You could a Caucasian or Rapport Asian. Racism is a weapon of mass destruction. Whether inflation or... Questo programma